anche quest'anno, nella ricorrenza, questa volta del sesto anniversario del terremoto, riusciamo congiuntamente alla Sinfonica Abruzzese a proporre un concerto in un ambito istituzionale elevato. Devo veramente ringraziare il signor Presidente della Repubblica, il professor Sergio Mattarella, perché ha ricevuto una nostra lettera e nello spazio di pochissimi giorni, tramite il segretario generale, dottor Ugo Zampetti, che ringrazio, ha consentito a questo concerto. Nella sua, come posso dire, sobrietà, diciamo, ha comunque lanciato un segnale di grande interesse per la vicenda dell'Aquila. Quindi noi, oltretutto, prima del concerto consegneremo nelle sue mani un nuovo appello per la cultura e per la città dell'Aquila. È un programma che abbiamo scelto perché è già stato sui palcoscenici sia dell'Emilia che dell'Abruzzo per il grande sisma che abbiamo avuto all'Aquila e anche quello che c'è stato in Emilia. Eseguiremo una sinfonia giovanile di Mozart bellissima, sempre in mi bemolle, la K16 numero 1, e poi la sinfonia concertante per violino e viola, dove suonerà un aquilano d'adozione e un emiliano, per cui è un grande simbolo, tra l'altro un emiliano doc, perché è la prima viola solista della Scala di Milano. E come chiusura eseguiremo un pezzo per violino e viola virtuosistico di Handel Alvorsen, e sui famosi temi della famosa Passacaglia che ascoltiamo spesso in televisione, e quello chiuderà questo concerto. Elisa in qualsiasi momento è sempre presente per la città dell'Aquila, presente per la città dell'Aquila con la sua espressione, la sua cultura ed è presente per l'intera regione Abruzzo, della quale sta diventando veramente un punto di eccellenza e cercheremo di continuare sempre su questo filone.